Mai sentito parlare della leggenda del treno d'oro di Hitler? Beh, sì, ho visto un po' di documentari, programmi in merito, anche se in realtà non ci ho mai capito bene, Effettivamente. effettivamente bene la questione, anche perché da quanto ne so io, sì, cioè, molti, Vanno a come dire, vanno a speculare speculare su su questa leggenda. questo tesoro, no? Sì. Che a quanto pare sia ancora nascosto e introvabile, sia stato nascosto bene dai nazisti, però. Ed ecco perché ad inizio settimana vi ho detto di cercare qualcosa proprio su questo argomento. Cerchiamo di andare un po' più a fondo, vediamo che cosa riusciamo a trovare. Innanzitutto, un'introduzione generale. Questa leggenda del treno d'oro di Hitler va avanti comunque da parecchi anni, più di una decina di anni, e ha affascinato ultimamente molti cercatori di tesori, tant'è che è stato registrato anche un programma simile, sulla stregua di Oak Island, che io vi consiglio di Ah, vedere. Oak Island, Anche sì. se non No, parla del tesoro di Hitler, però vabbè, però cercatori di tesori comunque, sì. comunque. Il problema, ciò che ci dobbiamo domandare noi è cosa c'è di vero in questa leggenda e che cosa invece viene speculato, come abbiamo detto prima. Sappiamo sicuramente che Hitler possedeva un tesoro di inestimabile valore, comprendente anche dei lingotti d'oro, degli oggetti preziosi saccheggiati dalla Polonia, la Repubblica Ceca, tutta quella zona che Hitler ovviamente andò a Aveva conquistare, anche dalla conquistato. Francia pure, tra cui dei dipinti di cui c'è anche un film che parla dei dipinti rubati da Hitler, che si chiama Monument Man, vecchiotto, è un bel film anche quello. Però quando cadde il Terzo Reich, l'Armata Rossa, cioè gli statunitensi, si impossessarono molto probabilmente solo dell'1% di questo tesoro. Gli inglesi e i francesi trovarono ancora meno. L'ipotesi più accreditata è che Hitler inventò poco prima del 45 un metodo geniale per salvare le proprie ricchezze. Secondo la tradizione, i nazisti caricarono i vagoni di un lungo treno diretto verso una destinazione ignota, con a carico tutto il patrimonio di È Hitler. da qua il treno d'oro. Esatto. C'è da dire che nella storia ci furono i tentativi, no, di risalire a questo tesoro e di Sì. rimpossessarsene di buona parte, anche perché, come abbiamo già detto prima, gran parte di questi tesori derivano da saccheggiamenti, e Sì. quindi diciamo che in un certo senso dovevano ritornare ai legittimi proprietari, per così Sì. dire. Allora, i generali Patton e Eisenhower sfiorarono il colpaccio quando nei pressi di Merkers, in Turingia, furono messi al corrente da un informatore della presenza, circa 400 metri sottoterra, 400 metri. sì, della presenza di 6 tonnellate d'oro da 420 milioni di dollari. Un valore enorme. Il bottino fu diviso tra americani e inglesi. Però non si sa molto di questo colpaccio, così come l'abbiamo definito. E quello che è certo è che il tesoro del Führer in realtà poi era ancora più grande. Cioè, questi 420 milioni Erano non una erano niente, erano parte, bazzecole, sì. per così dire. Per esempio, tutti i depositi di contanti della Reichsbank Reichsbank, sì. e la collezione privata di quadri di Hitler e di Himmler, Che era il braccio il destro, braccio diciamo. destro di Hitler, ancora oggi manca l'appello, non si sa che fine abbia fatto, così come gli oggetti saccheggiati a Parigi, a Mosca. A tutto ciò vanno aggiunti circa 800 milioni di euro in lingotti portati via a Paesi Bassi e Belgio, più i beni confiscati agli ebrei di mezza Europa, Che no, per erano le molto persecuzioni ricchi. razziali, per le persecuzioni razziali. E beh, gli ebrei per un motivo saranno stati Erano perseguitati, no? comunque ricchi. Esatto. Recentemente, nei pressi della cittadina di Wabrzyk, in tedesco Waldenburg, insomma, nel sud-est della Polonia, alcuni ricercatori avrebbero dato l'annuncio del ritrovamento grazie all'utilizzo di uno scanner radar del territorio, il famoso treno con il tesoro di Hitler, Quindi in che epoca moderna questo ritrovamento. sì, in epoca moderna. Questa cittadina polacca ospita un castello e, diciamo, nel suo sottosuolo nasconderebbe una fitta rete di grotte e tunnel per una lunghezza di circa de decine di chilometri, una roba assurda, e si pensa siano proprio in un certo senso, I dei cunicoli. cunicoli, no? Delle specie di bunker creati Dai nazisti. dai nazisti, no? Per sopravvivere, ad esempio in caso di disastro nucleare, Ah, ecco. addirittura, e dove si suppone magari possa
possano aver conservato, no, nascosto le loro ricchezze che avevano confiscato e che non volevano finissero nelle mani degli alleati, insomma. Purtroppo, per tutti gli appassionati e curiosi, il team di storici ha improvvisamente interrotto la ricerca e le comunicazioni con i media internazionali sull'argomento. Una scelta che è apparsa alquanto stravagante e che ha fatto appunto gridare allo scandalo, diciamo. C'è chi pensa che si tratta dell'ennesima bufala per pubblicizzare la città polacca e attirare turisti. No. Altri invece ritengono che questo sia un semplice gioco di potere che abbia cercato di mettere a tacere i ricercatori. Le teorie sul tesoro nazista si sovrappongono e si intrecciano fino a coinvolgere il Vaticano e il Ministero del Tesoro della Polonia. Attenzione. Qua, se vogliamo parlare di giochi di potere, qui ce ne sarebbe da parlare. E dopo avrei da dire una cosa io. Vabbè. Istituzioni che potrebbero aver ereditato l'immensa ricchezza del celebre treno d'oro. Rimane il fatto però che almeno ufficialmente non è mai stato trovato quello che rappresenta il sogno di ogni ricercatore di tesori. Volevo aggiungere una cosa sul Vaticano. Io già avevo detto in passato che sul Vaticano ci possiamo fare una serie. Il Vaticano. Sì. Poi vabbè, magari molte volte lo tirano in mezzo, lo tirano in ballo perché è potente e poi magari per i livelli di corruzione che ha avuto soprattutto in passato, mai dire mai, magari corruzione che ha anche tuttora, però seppur in forma non così manifesta. Sì. Però comunque sì. Diciamo che secondo me in qualche questione il Vaticano c'entra. Beh, è pur sempre un organo di potere, cioè magari volendo o nolendo è potere, rappresenta un potere, no? Quello lo ha sicuramente. Sicuramente, senza dubbio. Di ufficiale, come abbiamo visto, non c'è niente, effettivamente. Sì. Qualcosina magari è stato ritrovato, no? Secondo quei colpacci, no? Sì. Di cui ho citato qualche informazione in precedenza, però la gran parte di questo fantomatico tesoro sembra essere scomparsa nel nulla. Ora bisogna vedere se effettivamente questo tesoro esiste oppure no, però da quello che ne risulta dei documenti, risulta che buona parte di ricchezze confiscate siano totalmente evaporate. Sì, io vidi un programma tempo addietro che parlava proprio del tesoro di Hitler, fece un episodio dedicato e in pratica utilizzando degli strumenti ultra tecnologici che poi sono gli stessi di cui parlammo nel video di Tesla, che vi dissi che scoprirono quei cunicoli nella botta di Tesla. Ah vabbè, sì, quei specie di radar. Sì. Che permettono proprio di ultima generazione. Sì, che permettono di scandire il sottosuolo in un certo senso. Sì, ti ricostruiscono proprio in 3D. Certo. E come hai detto tu, sotto quella cittadina polacca, fecero vedere proprio che questa serie di tunnel dove secondo loro ci poteva essere questo treno. Però poi ovviamente loro lasciano tutto nel mistero perché è difficile anche avere i permessi per scavare in certe situazioni. Magari pure avessero trovato qualcosa e che vuoi che qualche figura di potere lì non metta a tacere le voci, perché se si fosse trovato effettivamente qualcosa come l'arca dell'alleanza sarebbe una specie di corsa all'ora, no? Esatto. per così dire. Comunque secondo me avete ragione. Cazzo, buccia di merda. Vabbè. Oh, porco Dio. No, stavo cercando di fare così. Ma è stato conserviato. Una volta tipo... E poi va sotto. È tutto backstage, questo.